Ciao a tutti e bentrovati. In questo video voglio parlarvi soprattutto della lunazione che si avrà lunedì alle 19:33, lunedì 20 luglio. Ci sarà una luna nuova molto molto particolare e interessante, ma d'altronde siamo in un periodo così straordinario che ogni transito, ogni lunazione è carica di energia e di significato. È la seconda luna nuova consecutiva nel segno del cancro. Il Sole e la Luna si congiungeranno a 28 gradi e 26 primi del segno del cancro, quindi verso la fine del segno. Vi ricordo che la scorsa luna nuova è stata ai primi gradi del cancro ed è stata un'eclissi solare, quella del 21 giugno. Quindi ulteriore enfasi, credo sia proprio l'ultima forte enfasi nei segni cardinali. Ed è una lunazione caratterizzata da un'opposizione tra i luminari, quindi Sole e Luna da una parte, appunto nel cancro. Sappiamo che ogni luna nuova, il Sole e la Luna si trovano congiunti, e Saturno dall'altra, è una opposizione esatta, che parla ancora una volta di limitazioni, di restrizioni che stiamo vivendo a livello collettivo e naturalmente a livello individuale, ciascuno con le proprie percezioni e nel proprio contesto. Ma non è l'unico aspetto particolare, ce ne sono tanti, li guarderemo a uno, usando come sempre come pretesto l'astrologia per fare delle riflessioni su quello che è il nostro percorso di esseri umani, il nostro cammino di crescita interiore. Lo ripeto spesso, ma lo voglio ripetere ancora una volta e mi ripeterò parecchio in questa diretta, perché molte di queste cose le ho già dette in altri video e le ho già scritte in altri articoli, ma vanno ripetute tanto, tanto, perché stiamo vivendo un momento così particolare, così intenso, ed è difficile per tutti cavalcare quest'onda anomala. Quindi voglio ribadire ancora una volta che gli astri non causano gli eventi. A volte le persone mi scrivono e mi dicono: ma che cosa sta succedendo nel cielo? Perché io sento una pesantezza, una stanchezza, mi succedono cose strane, me ne succedono di tutti i colori. Ma quando finisce? Allora, non è quello che sta accadendo a livello planetario che determina l'evento materiale. Il movimento, diciamo, degli astri è un simbolo, è una rappresentazione simbolica di quello che sta accadendo qui sulla Terra, o meglio, dell'energia che abbiamo a disposizione. Poi, come noi utilizziamo quell'energia e quanto quindi la usiamo per percorrere la nostra strada dipende da noi e dipende dal nostro livello di coscienza, di consapevolezza individuale. Un po' come credo di aver già usato questa metafora, io provo la febbre e il termometro mi dice 38. Non è il termometro che ha causato la febbre. Il termometro mi sta traducendo in un simbolo, in questo caso il numero, quello che sta accadendo al mio corpo, o meglio, al mio sistema mente, corpo e anima. È la stessa cosa. Non è Saturno sul mio sole che mi sta limitando, mi sta facendo sentire il peso di una responsabilità o mi sta creando problemi. È che io in questo momento ho bisogno, nel mio percorso di crescita, di vivere questa situazione per imparare qualcosa di me e il cielo me lo sta rappresentando simbolicamente con la congiunzione Sole-Saturno. Quando Saturno si sposta, io potrò sentire un alleggerimento, perché quell'esperienza di apprendimento è terminata. Ma se io ho imparato la lezione, quando Saturno, per esempio, andrà in quadratura al mio Sole tra 7 anni, oppure anche prima, quando Saturno entrerà in contatto con qualche altro simbolo del mio tema natale, io sarò di nuovo messa alla prova e riuscirò ad affrontare tutto con maggiore semplicità, con maggiore fluidità, o magari sarò messa alla prova su qualcos'altro. Ok?
Se invece non ho lavorato in quel momento, mi ritroverò ad affrontare una situazione simile ancora più pesante, ancora più difficile. È come a scuola, esattamente come a scuola. Se io studio, se imparo, passo l'esame, altrimenti vengo rimandato e lo devo ripreparare. Quindi parlo di aspetti di questa lunazione come rappresentazione di ciò che siamo chiamati a imparare di noi stessi in questa fase epocale di trasformazione in cui stiamo avvicinandoci sempre di più all'era dell'acquario, un'era che stravolge moltissimi concetti e moltissime immagini che sono presenti nella psiche profonda e quindi nell'inconscio collettivo dell'umanità intera e che arrivano da secoli e secoli e secoli di condizionamento. Allora, dicevo, tra gli aspetti interessanti di questa lunazione, provo a condividere l'immagine, ecco, l'immagine di questa lunazione ci mostra, come dicevo, l'opposizione dei luminari esatta con Saturno, che è retrogrado. Abbiamo ancora parecchi pianeti retrogradi, da poco è diventato retrogrado anche Chirone e anche Cerere. Sapete che ultimamente sto considerando parecchio gli asteroidi, tra l'altro ci sono dei corpi celesti molto interessanti che dobbiamo imparare a includere nelle nostre valutazioni astrologiche, perché così come sta evolvendo il genere umano, sta evolvendo anche l'astrologia, quindi io credo che veramente l'astrologia deve cambiare volto, deve evolvere insieme all'umanità. E quindi ovviamente, come sempre accade, come sempre è accaduto, entrano nell'inconscio collettivo nuovi archetipi e quindi sono stati scoperti dei nuovi corpi celesti che hanno dei significati molto interessanti e che magari in un prossimo video tratterò in modo più approfondito. Allora, dicevo, l'opposizione Sole e Luna a Saturno, ma come vedete c'è un'opposizione larga anche a Giove e a Plutone, anche se retrogradi. Qui non è evidenziato, ma Saturno fa un aspetto di quinconce con il nodo nord e la lunazione, quindi Sole e Luna congiunti, fanno un aspetto di quinconce al nodo sud. Per cui tra nodo sud e Saturno c'è un aspetto di semisestile, cioè 30 gradi, supplementare a 180, quindi del quinconce, e tra Sole e Luna congiunti e il nodo nord c'è un altro aspetto di semisestile. Quindi qui si crea come un rettangolo formato da quattro incongiunzioni, come le chiamava Jeff Green, padre dell'astrologia evolutiva. Che cosa vuol dire? Un quinconce è un aspetto tra due punti del cielo che non hanno nulla in comune energeticamente tra loro. Hanno proprio caratteristiche completamente diverse, quindi è molto difficile farli comunicare. E cosa vuol dire? Vuol dire che noi stiamo vivendo un conflitto interiore profondo a un livello estremamente sottile, quindi molto difficile da contattare. Per cui c'è una tensione, una carica emozionale molto forte, che è proprio, possiamo definirla, una carica emozionale infantile. Ne ho già parlato di questa cosa, naturalmente è un processo che è cominciato tempo fa, è sempre tutto un'evoluzione, ma ne ho parlato in modo diffuso nell'ultimo articolo che ho pubblicato sull'astro nella manica in occasione dell'ultimo plenilunio, e questo concetto ritorna e ritornerà e ci accompagnerà almeno fino alla fine dell'anno. Ed è proprio la necessità di contattare il bambino interiore, di andare a guardare in faccia le ferite che ci portiamo dentro. Ognuno di noi da bambino ha creato un'immagine ideale di sé, che è l'immagine che secondo il bambino è necessaria per avere l'amore, l'approvazione, il riconoscimento da parte di mamma e papà. L'adulto cosa deve fare? Accorgersi che si tratta appunto di un'immagine, di un ideale, e che per diventare grande bisogna staccarsi dalle aspettative di mamma e papà. Bisogna avere il coraggio di essere ciò che si è,
anche a costo di perdere l'approvazione di mamma e papà. Naturalmente mamma e papà li dobbiamo intendere come archetipi. Certo, sono la mamma e il papà fisici che abbiamo avuto. L'anima se li è scelti così, proprio perché quella mamma e quel papà rappresentano perfettamente le situazioni e l'eredità karmica e biologica che noi ci portiamo e che ci sono indispensabili per affrontare il nostro percorso di crescita. Quindi diventare adulti significa non avere più bisogno dell'approvazione di mamma e papà, non solo quei due genitori lì, ma anche tutto ciò che rappresenta quegli stessi archetipi, o meglio, che è la manifestazione di quegli stessi archetipi. Quindi i partner che abbiamo, il partner o i partner che abbiamo avuto, l'autorità, il capo, il bambino deve accorgersi, deve rendersi conto. Questa è un po' la chiave di tutto quello che il cielo ci sta dicendo in questo periodo. Abbi il coraggio di vedere che hai paura di essere te stesso, di essere te stessa, perché temi di non essere più amato e accettato. Allora, dove si forma la croce cardinale? Si forma perché c'è la quadratura di Eris, che si trova a 24 gradi dell'Ariete, quadratura ai luminari, e da questa parte anche ai colossi in Capricorno, ma c'è anche la quadratura ad Haumea. Haumea è una divinità della cultura hawaiana, molto bella, ha una storia molto bella, ha una caratteristica fondamentale, Haumea. È uno degli asteroidi della cintura di Kuiper, che ultimamente stanno attirando parecchio la mia attenzione, ma non solo la mia attenzione, stanno attirando l'attenzione della comunità astrologica, proprio perché, come dicevo prima, sono dei nuovi archetipi che stanno entrando nella coscienza collettiva. I corpi celesti vengono scoperti quando, a livello archetipico, l'umanità è pronta a includerli nell'inconscio, nella psiche profonda. Quindi, dicevo, Haumea ha una caratteristica molto bella, cioè è capace di rinascere, di dare la vita, ma di rinascere, di rigenerarsi assumendo forme diverse. Ne parlerò, approfondirò alcuni di questi asteroidi nuovi, diciamo così, perché sono davvero molto interessanti. Cosa vuol dire capacità di rigenerarsi e di rinascere in varie forme? È la flessibilità, la capacità di togliersi da certi modelli, da certi schemi che non sono veramente nostri, ma che abbiamo ereditato karmicamente, inconsciamente, dalle generazioni precedenti, dalla nostra storia familiare. Ci hanno insegnato che per essere bravi bambini bisogna stare composti a tavola, bisogna studiare e prendere dei bei voti a scuola, poi bisogna da grandi prendere un diploma oppure una laurea, ancora meglio se poi in famiglia nessuno si è laureato e tu ti prendi una laurea, ma sai che soddisfazione, quindi una volta che hai la laurea puoi permetterti di avere un posto di lavoro rispettabile e guadagnare bene possibilmente, e così tutti parleranno tanto bene di te, fare successo, fare carriera e poi comprarti una bella casa, avere una bella casa, una casa di proprietà, no? Questi sono tutti dei paletti che ci hanno messo e ci hanno detto si fa così, praticamente un binario già tracciato e tu devi fare tutte queste cose, poi ovviamente ti devi sposare, devi firmare un pezzo di carta, devi essere riconosciuto come famiglia agli occhi dello Stato e della Chiesa, che sono due istituzioni, quindi rappresentazioni dell'autorità, proiezione dell'autorità paterna. Quindi anche qui guardarsi questa cosa, tutti quelli che si arrabbiano sempre con i politici perché non fanno quello che dovrebbero e guadagnano un sacco di soldi, in realtà hanno un problema a livello inconscio con l'autorità, quindi con la figura paterna. Quindi mi devo sposare, poi devo fare dei figli
e possibilmente devo avere una bella macchina, fare le vacanze in un posto bellissimo, così poi tutti mi diranno, ma che bella casa che hai, ma che bella famiglia che hai, o ma che bella persona che sei. E in questo ingranaggio perdiamo totalmente di vista noi stessi, perdiamo totalmente di vista la nostra anima. Questo momento che stiamo vivendo è un momento in cui siamo chiamati a ritrovare il contatto con la nostra anima. Una parola che ancora fa sorridere alcuni, quando parli di anima sei una persona strana. Ma non parlarne non sei tu. Quindi questo è un momento in cui dobbiamo stare in silenzio, dobbiamo stare centrati. Non dobbiamo cercare il rumore, la confusione, la distrazione. Dobbiamo stare in silenzio. Respirare, cercare la connessione con la madre terra, con la natura. Non avere paura di stare soli con noi stessi. Questo isolamento, questa separazione che è stata accentuata dalla situazione creata dalla diffusione del virus, è proprio funzionale a questo, è funzionale a farci incontrare noi stessi. Come ho ripetuto anche qui molte, molte volte, non è importante sapere qual è la causa della situazione che stiamo vivendo. Non serve a nessuno sapere la causa. È un'illusione quella che scoprire la causa ci permetta di trovare una soluzione. È un'illusione creata dall'arroganza e dalla presunzione dell'uomo che pretende, dell'uomo in senso di essere umano, che pretende di avere il controllo e il potere. Guardate che noi in questo momento stiamo soffrendo tantissimo l'esasperato controllo e l'esercizio del potere da parte dell'autorità, ma in realtà questa situazione così esterna a noi sta riflettendo una modalità nostra interiore. Tutti quanti abbiamo il vizio di cercare di controllare la nostra vita. Abbiamo l'illusione, la presunzione di avere controllo su quello che accade nella nostra vita, invece non è così per niente. Noi non abbiamo proprio nessun controllo. L'unica cosa che possiamo scegliere è come reagire alle situazioni che viviamo. Quindi, la croce cardinale che vi ho mostrato, da una parte Eris, sappiamo la dea della discordia, colei che getta il pomo della discordia. E quindi gettare il pomo della discordia significa essere messi davanti a una scelta. Quale parte di me voglio manifestare? Significa dover guardarsi con onestà. Sono al mio posto? Sto facendo della mia vita quello che io vorrei? O sono ancora prigioniero di quel bambino che ha scelto di fare delle cose perché così mamma e papà mi amano, mi accettano, mi riconoscono, mi fanno i complimenti? E non sto parlando solo di mamma e papà, i genitori, ma anche di tutte le persone che in qualche modo manifestano l'archetipo materno e paterno. Quindi lo vediamo sui social continuamente, questo meccanismo a cui nessuno sfugge, chi più chi meno, qualcuno magari in modo più accentuato, qualcuno meno, ma tutti quanti abbiamo bisogno che quando pubblichiamo una foto tutti sotto ci dicono ma come sei bella, ma come sei bello, oppure scriviamo qualcosa, pubblichiamo un video e ci aspettiamo i commenti. Ecco, e tra l'altro ancora vedo troppo spesso una cosa che non mi piace ed è il disprezzare il lavoro degli altri. Cioè dire, vedo un sacco di gente che fa così, ma non va bene fare così. Questa è separazione, questa è ancora separazione, e con la separazione siamo lontanissimi dalla destinazione di questo viaggio, che è dalla parte opposta, è la cooperazione, è la condivisione, è l'empatia, è la compassione, riconoscere nell'altro un altro me stesso, riconoscere nell'altro un'anima che sta vestendo un corpo umano per fare un'esperienza di crescita, di apprendimento, e quindi ha le mie stesse difficoltà. Ognuno deve stare nel suo, deve fare del proprio meglio con ciò che c'è e con ciò che ha,
non guardare quello che fanno gli altri e criticarlo. Sui social si vede molto bene tutta questa dinamica, ma attenzione, non è che dobbiamo essere perfetti qui ora, no? Non è che dobbiamo risolvere tutti i nostri conflitti qui ora e trovare tutte le soluzioni e stravolgere la nostra vita e fare tutti i cambiamenti. No, questo è il tempo della presa di coscienza, questo è il tempo dell'accorgersi, della consapevolezza. Io mi guardo e dico, ho paura, questa è la mia ferita, questo è ciò che vorrei. Che non è affatto facile dirselo, perché molte volte quando abbiamo il coraggio di dire a noi stessi io vorrei questo, subito dopo entra la mente che dice però non si può, però no, però poi faccio soffrire quella persona, però poi perdo quella sicurezza. Perché lo sappiamo, l'essere umano se rimane in una situazione perché ha una qualche convenienza a rimanerci, anche se ci sta malissimo, ma ha una qualche convenienza a rimanerci. Questa è una legge a cui non si sfugge. Bisogna essere onesti e dirselo, non raccontarsela, perché più ce la raccontiamo e più la vita ci complica le cose. Andiamo avanti a guardare gli aspetti. Mercurio in Cancro, che ci resterà ancora fino alla prima settimana di agosto, se non sbaglio, è un Mercurio molto connesso alle emozioni, ai sentimenti, un Mercurio che però ci riporta molto al passato, quindi anche questo Mercurio in Cancro ci riporta là, dove c'era il bambino che voleva il riconoscimento, che voleva l'amore di mamma e papà. E questo Mercurio fa un aspetto di quadratura con Marte e con Chirone. Questo è il conflitto, questa è la comunicazione difficile, è una comunicazione con gli altri, ma anche una comunicazione interiore difficile. E questa congiunzione Marte-Chirone ci porta l'attenzione su che cosa? Sul vittimismo che dilaga. La persona che si sente vittima, che crede di essere stata sfortunata, ecco, chiaramente accumula una rabbia pazzesca. Quindi poi magari si sente vittima, resta in quella situazione in cui si sente vittima perché, come dicevo, ha una qualche convenienza, perché è convinto che in questo modo ha l'ammirazione degli altri, ma accumula rabbia, che magari sfoga appunto sui politici, sul governo, sul capo, sul collega stronzo, eccetera, eccetera, no? È sempre colpa degli altri. A un certo punto però spesso la vittima diventa colui che ferisce, perché questa rabbia si esprime, il passivo aggressivo è un esempio fantastico, no? La persona che usa spesso anche il silenzio come atto di violenza, la non comunicazione verbale, che è terribile, e cova questa rabbia, quindi ha questa maschera di persona per bene, ma sotto sotto c'è la lava che monta e prima o poi il vulcano, pam, scoppia. Il tappo salta, quindi è molto pericolosa questa cosa, questa congiunzione Marte-Chirone ci parla proprio di questo. E poi naturalmente c'è colui o colei che riesce a trasformare questo dolore, a fare del dolore un grande strumento di crescita e di consapevolezza, di acquisizione di coscienza, per innalzare appunto la propria frequenza, il proprio stato di coscienza, e quindi diventa guaritore. Adesso Chirone tra l'altro è retrogrado, chi nel tema natale ha Chirone retrogrado molto spesso è una persona dedita al processo di crescita interiore che poi può mettere questo suo percorso al servizio degli altri. Perché comunque ogni anima in cammino, incarnata in questo momento sulla Terra, ha come obiettivo quello di mettersi al servizio. Come si mette al servizio dipende. Ciascuno di noi ha i propri talenti, le proprie capacità, i propri doni e troverà la propria strada per fare questo. Ma la destinazione è sicuramente questa, che è la caratterizzazione appunto dell'era dell'acquario. Altro aspetto molto interessante che ci conferma tutto quello che sto dicendo è che
in questo lungo processo, perché è un processo lungo, quindi c'è richiesta resilienza, c'è richiesta resistenza, non dobbiamo arrenderci, ma dobbiamo avere pazienza. Ci sono tutti i pianeti retrogradi che indicano che è un lavoro interiore. Questa lunga sosta di Marte in Ariete è molto particolare, molto strana, molto insolita. L'Ariete è il segno dell'individuo, dell'individuazione, direi. L'individuazione avviene fuori dalla casa 4 in astrologia. La casa 4 che cos'è? È il settore della famiglia, della casa, dei genitori e anche dell'anima, chiaramente. Ma nel senso che lì troviamo tutta l'eredità karmica della storia familiare, che arriva dalla storia familiare. L'individuazione, il processo di crescita, è quello che ci permette di diventare veramente grandi e quindi di andare fuori da quella zona di condizionamento karmico, biologico. L'aspetto interessante di cui parlavo è il sestile tra Giove e Nettuno, che sarà esatto il 27 luglio. Ecco, che cosa ci dice questo sestile Giove-Nettuno? Ci dice che a sostenerci in questa fase di passaggio così importante e così determinante per quello che sarà poi il nostro futuro è la nostra forza interiore, la nostra forza spirituale. Quindi tutto ci rimanda lì, tutto ci dice che la risposta arriva dal contatto con l'anima, arriva da questa comunicazione interiore con noi stessi. D'altronde, e questa è la parte che mi piace tanto, è che abbiamo enfasi nel segno del cancro, come abbiamo detto, no? La lunazione è nel segno del cancro. La luna è il governatore del cancro, secondo l'astrologia tradizionale. Ma secondo l'astrologia esoterica, che è l'astrologia dell'anima, mentre l'astrologia tradizionale è l'astrologia della personalità, cioè della maschera che noi indossiamo davanti agli altri. Il governatore, dicevo, del segno del cancro, come sappiamo, è la luna, ma il governatore esoterico del segno del cancro è Nettuno. Allora, chiudo questo discorso perché potremmo andare avanti e analizzare altri aspetti, ma in realtà le cose principali le abbiamo dette. Per esempio, potrei sottolineare il sestile tra Mercurio e Urano. Urano è l'ottava superiore di Mercurio, quindi è la comunicazione. Questo sestile rappresenta la comunicazione tra il sé inferiore e il sé superiore. Ma come vedete, come sempre, i simboli sono tutti coerenti tra loro e ci rimandano sempre lì, a questa necessità di contattare l'anima. Ecco allora l'enfasi sul cancro. Molti astrologi diranno: il cancro è il segno della famiglia, il capricorno è il segno della carriera, della professione, del successo sociale e quindi dell'ambizione, e quindi questa opposizione cancro-capricorno ci parla della necessità di trovare un equilibrio tra la sicurezza materiale e la sicurezza emozionale, tra il lavoro, quindi la realizzazione sociale e professionale, e la realizzazione all'interno della famiglia, l'attenzione ai nostri familiari, l'istinto di protezione nei confronti del nido, il senso di appartenenza, che è un bisogno essenziale dell'uomo. Verissimo, tutto verissimo, è così, però attenzione, come ho già avuto occasione di dire in un precedente video, dobbiamo stare molto attenti quando diciamo che dobbiamo proteggere la famiglia, perché l'immagine della famiglia, l'archetipo della famiglia, sta cambiando tantissimo in questi anni. Se noi siamo fermi a quello che si intende normalmente per famiglia, cioè i legami di sangue e quello che sancisce lo Stato attraverso i documenti, attraverso i contratti che si fanno, come il matrimonio o le unioni civili, rischiamo di andare un attimo fuori strada. Perché? Perché stiamo parlando di una piccola matrix, stiamo parlando comunque di un organismo organizzato, ok? Di un piccolo stato. In quante famiglie c'è veramente l'amore e il rispetto per l'altro? In quante famiglie dove ci sono legami di sangue o comunque dove ci sono dei contratti sanciti dallo Stato e dalla Chiesa, c'è veramente l'attenzione per l'altro, il desiderio che l'altro sia felice? Questo dovrebbe essere l'amore. E la destinazione di ogni viaggio umano è l'amore incondizionato. Quindi, se noi difendiamo a tutti i costi la famiglia come
istituzione, rischiamo di perdere di vista l'amore incondizionato, perché non è vero che nelle famiglie c'è l'amore incondizionato. A volte l'amore incondizionato lo troviamo da parte di un estraneo o di un amico, lo troviamo in legami che non sono convenzionali. Quello che ci sta insegnando questa epoca è proprio di uscire da certi modelli, da certi schemi preconfezionati che ci hanno tramandato di generazione in generazione, ma che non sono assolutamente al servizio dell'individuo. Se l'individuo non è allineato con se stesso, non può dare nulla all'altro. Se l'individuo non è allineato con se stesso, non è in equilibrio, non è gioioso, non è felice, non può dare nulla all'altro, è un'illusione. Perciò, per poter entrare veramente nell'era dell'acquario, nell'era della cooperazione, della condivisione, dobbiamo nutrire noi stessi. Eccolo qui il cancro che nutre l'altro. È verissimo, ma in quante famiglie questo nutrimento è sano? Io ti do così tu rimani. Io ti do qualcosa così tu rimani, perché io ho paura di restare solo o sola. Questo è un meccanismo che tiene unite molte famiglie, ma non è questa la famiglia. Che questo aspetto, questa configurazione, questa enfasi sull'asse cancro-capricorno ci sta dicendo di proteggere, di difendere. La famiglia è la famiglia del genere umano, è il senso di appartenenza al genere umano, all'umanità intera. È la capacità di riconoscere l'altro come un altro me stesso. Non è hai costruito una famiglia, rimani lì ad ogni costo, perché hai una casa, perché hai degli interessi economici, perché sennò la gente ti giudica, perché sennò i figli soffrono, eccetera, eccetera, eccetera. No? Devi stare dove sei tu, dove sei amato, rispettato, dove sei accompagnato verso la versione migliore di te stesso o di te stessa. Quindi bisogna stare molto attenti. E infatti il governatore esoterico, come dicevo, del cancro è Nettuno, il mare. Ok? Mentre a livello della personalità il cancro si crea il suo nido per sentirsi al sicuro, è molto attaccato alla terra, è molto radicato e sta lì. Si muove solo nella piccola zona che conosce. Ha bisogno di quel tipo di sicurezza. Invece a livello dell'anima, il cancro naviga nelle acque universali. Un Nettuno consapevole, non è il Nettuno che ti fa sconfinare nelle dipendenze, perché quello è un Nettuno che non ha contatto con l'anima. Quindi io credo che la nuova astrologia deve proprio tenere conto di questo, cioè del fatto che l'uomo deve imparare a connettersi con la propria anima, e quindi la lettura dei simboli va fatta a livello dell'anima e non a livello della personalità. Quindi non la maschera che indossiamo per farci dire dagli altri ma che bella persona che sei, ma l'anima, la nostra essenza, ciò che siamo veramente e che vogliamo essere, che possiamo essere. Bene, in questo modo, approfittando della lunazione di lunedì, vi ricordo la luna nuova, seconda luna nuova in cancro a 28 gradi e 26 primi del segno, sarà a 19:33 di lunedì 20. Ho così ripreso un po' di concetti che interessano questo periodo. Fino alla fine dell'anno sarà un momento di grande introspezione. Ricordiamoci che la vita non renderà le cose facili a chi resterà rigido nelle sue convinzioni, a chi non vorrà cambiare idea, a chi non vorrà cambiare prospettiva. È necessario trasformarsi, è necessario avere pazienza, avere resilienza, resistenza, ma soprattutto ascoltarsi onestamente, guardare la propria paura e la propria vulnerabilità. Nel momento in cui riusciamo ad ammettere con noi stessi di essere vulnerabili, ci apriamo a infinite possibilità e tutto è molto più leggero.
impariamo ad affidarci. Vi ringrazio dell'attenzione, un abbraccio a tutti, ci vediamo alla prossima.